Onno Antonio, buonasera. Buonasera, Onno Antonio. Sei riuscito nell'impresa di far qualificare il Milan che dopo 11 anni non si qualificava agli ottavi. Onno Antonio, non hai fatto un tiro in porta. Onno Antonio, ti dimostri un allenatore scarso in Champions League, ma alcuni tifosi ti vogliono al posto di Allegri perché secondo loro tu giochi meglio, per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio. I numeri dicono altro. I numeri dicono che in Champions League fai schifo. E l'hai dimostrato anche questa sera. Cioè, ma come si fa? Tu devi ribaltare una partita, non hai fatto manco uno di rimbordo. 10 anni sono in banchina. Allenatore ridicolo, ridicolo. Ritorna in Italia, che forse in Italia con il 3-5-2, 3-4-1-2 vinci qualcosa. C'è gente che ti vuole al posto di Allegri per vincere la Champions League. Ti ho detto tutto, c'è gente che ti vuole al posto di Allegri per vincere la Champions League. Il Milan che vabbè, si è mangiato dei gol clamorosi. Messias che sta inguaiato. Leao pure, davanti alla porta. Leao sta acceso per Messi. Però va giù. Non è stata una partita di merda. Di merda. È stata una partita proprio di vuota stomaco. Veramente. Il Milan va agli ottavi dopo 12 anni. Sono quelli che fanno la morale a noi. Tu in Champions League. Dopo 12 anni è cresciuto mio figlio. E il Milan dice mio sì. Vedremo, adesso si possono incontrare anche le italiane agli ottavi. Napoli, Milan, Inter, mamma mia. Speriamo, speriamo di vedere un duello tutto italiano. Speriamo, speriamo. Vabbè, Paris Saint-Germain, Bayern, addios. Paris Saint-Germain, Bayern, troppo forte. Vai io, un bacio per tutti quelli che mi scrivono tutto a posto. Sono 2 giorni che non fai video, sto a posto. Vai io non ho bisogno di fare visualizzazione sulla Juve. Quindi quando gioca la Juve, se ho qualche partita, faccio un video, vai. Ciao belli!